And welcome to Vincenzo Splade con Paolo Splade e Vincenzo Splade. Bentornato. Bentrovato. Today we are making an amazing seafood recipe, the seafood master. Cosa cuciniamo oggi, papà? Andiamo, zuppa di pesce con ceci. Seafood soup with chickpeas. Questa è una tua creazione, Paolone? Credo di sì, io altre ricette così non le avevo viste prima. Easy. Pure. Fast and delicious. Allora, come si prepara questa zuppa fantastica di pesce? Allora amici, andiamo a preparare questa buonissima e fantastica ricetta di zuppa di pesce con ceci. Procediamo con il mettere l'olio, un 5-6 cucchiai, poi dipende. Ok, perfetto. Andiamo a soffriggere mezza cipolla. Non ne mettiamo molta perché a non tutti piace. A me piace, quindi metto. Quindi la tagli così con le mani? Sì, sì, a me piace farlo così. La cipolla frigge. Per quanto tempo cuciniamo la cipolla? 2-3 minuti, altrimenti andiamo a bruciarla. Ecco, andiamo ad inserire il pesce. Allora, per fare questa ricetta, amici, c'è bisogno di mezzo chilo di pesce spada o coda di rospo. Sono pesci che troviamo da tutte le parti del mondo. Con mezzo chilo accontentiamo 4 persone e mangiano abbondantemente. Sentite che rumorino! E aggiungiamo subito mezzo bicchiere di vino, altrimenti andiamo ad attaccarlo il pesce. Ok, andiamo a girarlo il pesce. Così non rischiamo di farlo attaccare sulla pentola. Se usiamo una pentola antiaderente è ancora meglio, amici. Passati 5 minuti, andiamo ad aggiungere il sugo. Ok. Se usate Vincenzo Splade ancora meglio. Ok. Non molta comunque. Guardate. Un bicchiere di sugo, giusto per dargli il colore. Che questo è bello denso il sugo di Vincenzo Splade. Fatto con tanto amore. Qui si fa tutto con tanto amore, non solo il sugo. Spiega agli amici. Facciamo tutto con amore. Questa è passione pura. La cucina è un piacere, amici, ricordate. Aggiungiamo un po' di sale, quanto basta, amici. Non è che posso dirvi la quantità. Poi dipende come uno lo mangia il sale. Per me così è sufficiente. Lasciamo cuocere con il sugo per 10 minuti. Con il sughetto che abbiamo aggiunto, amici, gli diamo quel sapore fantastico del sugo e nello stesso tempo andiamo ad ammorbidire il pesce. Quindi, amici, prendiamoci cura di girarlo ogni tanto, in modo che si cucina tutto nello stesso modo il pesce. Allora, adesso andiamo ad aggiungere i ceci e mi raccomando, vi ricordo il brodetto che forma i ceci, farò vedere in c'è. Quanto siamo? Quanti ceci usiamo? Un barattolo di ceci con il suo brodetto. Quindi 400 grammi, ok. Sì, sì. Ah! Io lo dico. Ah, adesso si amalgama tutto. Un piatto preparato in 25-30 minuti massimo. E vedrete che cosa mangiate. I have to try this. Ma questo lo devo provare. Lo so, oh. Io ti ho visto da come eri tentato. Attende che scotta, fallo. Che sapori. Soffia papà come facevamo quando eri bambino. Prova Peppino, prova. Come sale è sufficiente? Io non uso molto sale perché sai come dopo si può sempre aggiungere. Comunque il sapore del pesce che ci ho salato, certo. Di suo. Buonissimo, davvero buono. Ok. Buonissimo. Per gli ultimi 2 minuti di cottura, una spolveratina di prezzemolo.
prezzemolo da tutte le parti. Io lo metto da tutte le parti, amici. Ok. 2 minuti e siamo pronti per servire. Se avete persone a cena e volete rendere più bello, più bella la situazione, potete usare delle ciotole, tipo queste, o di coccio, o di vetro, come vi pare. Andiamo a mettere qui dentro. Ecco qui. Spolveratina di prezzemolo. Primo è pronto. Questo pesce padre è uscito davvero morbido. Guardate, si vede morbido, la morbidezza, si vede. Un sughetto sì. Fenomenale. Aggiungi un po' di brodo. Aggiungi, così. Eccolo lì. La zuppetta è cioè, è la zuppa, si chiama zuppa apposta. Il sapore è qui dentro. Ok, ok. Eccolo. Va bene così. Poi andiamo a mettere. A mettere un po' di prezzemolo sopra. Poco di prezzemolo sopra. Ah, sì, per decorare. Perfetto. Ed ecco il piatto. Che ora si mangia? Allora, alla fine io aggiungerei dei crostini di pane. Potete farlo benissimo dentro al forno o al tostapane. Scegliete voi. Guardate, mettiamo qui. La presentazione è molto bella. Bei colori, bei profumi. Dobbiamo mangiarla. Già l'hai provato prima, adesso con l'aggiunta del crostino. Più delicato. Abbiamo completato l'opera, dai. Con il crostino. Accompagniamolo col crostino. Wow. Non serve andare al ristorante. Hai ragione, buonissimo. Fantastico. Fanta, questo è un piatto che se lo vuoi mangiare devi mangiarlo a casa. Devi farlo a casa, altrimenti non te lo fa nessuno per te. Ok, grazie papà. Grazie mille. Cos'è che è un piacere? To share all these beautiful seafood recipes with us, the master of seafood. Thank you so much for watching this episode. We will see you on the next Vincenzo Spread video recipe. E ora si mangia! Vincenzo Spread! Yes, grazie! Anche se l'ho fatto io comunque, dai! No, ok, ok. Thank you Paolo Spread, thank you. Okay. The seafood master. Grazie! Prego, please, prego. Write a comment below and subscribe. Thank you. Davvero buono, eh? Davvero buono. Mamma mia che bontà questo qui. Mamma mia. Come si dice? So good. So good.